L'anagrafe degli artisti e dei talenti locali cresce e si amplia. Stiamo parlando della banca dati telematica utile a conoscere tutti gli artisti che operano in città e a creare un repertorio suddiviso secondo criteri e specifiche competenze, attraverso il quale si intende promuovere l'interazione ed il coordinamento tra realtà locali, artistico-culturali, migliorando l'offerta culturale, attingendo dalla storia, dalle tradizioni, dalle radici, valorizzando ed incentivando le capacità e le competenze artistiche locali. Nel luglio scorso l'amministrazione comunale aveva deciso di costituire l'anagrafe degli artisti e dei talenti locali con il regolamento approvato all'unanimità nel corso di un consiglio comunale, dopodiché erano arrivate le prime due firme sull'albo degli artisti e dei talenti locali, quelle dell'attore Pino Quartullo e del musicista Tiziano Leonardi. In questi giorni, come detto, il servizio si è ampliato includendo altri 20 tra artisti e associazioni. Sono stati inseriti nella sezione Arti Visive l'associazione Canto d'Amore e gli artisti Ombretta del Monte, Renzo Caprio, Giulia Mazzoldi, Pietro Giorgetti, Paolo Serafini, Rosalba Ferilli, Giacomo Costanzo e Rossella Vitariello. Elisabetta Tulli fa parte anche della sezione Musica insieme a Federico D'Alessandris e di quella Teatro. Quest'ultima include anche Roberto Fiorentini, Gabriele Campagna, l'Associazione Culturale Anta & Go APS, la SD Talent Company e poi Giacomo Costanzo e Pietro Giorgetti, che come detto sono inseriti anche nelle arti visive. Giorgetti inoltre fa parte della sezione Letteratura insieme ad Ombretta del Monte, della sezione Danza, oltre che la SD Talent Company, che avevamo già visto nel Teatro, fanno parte Danilo Mallamace, Carlotta Rocchi, Caterina Lunati e la SD Centro Danza Classica e Contemporanea. Infine Paola Pelliccia è inserita nella sezione Canto. L'anagrafe, spiegano dal Comune, è a disposizione di tutti coloro che intendono svolgere manifestazioni artistico-culturali come enti, associazioni, pubblici esercizi nel Comune di Civitavecchia, pur precisando che l'iscrizione all'anagrafe non costituisce titolo di merito e o preferenza nei rapporti con l'amministrazione, né potrà essere richiesta come certificazione di merito per qualsivoglia finalità. Il Comune potrà attingere dall'anagrafe degli artisti per organizzare eventi e iniziative dallo stesso programmate.